Nets-Bucks entra di diritto e subito nella top 3 delle partite più belle della stagione. Da una parte è un peccato che Brooklyn si sia dovuta arrendere all'assenza di Kyrie Irving e a un James Harden stoico che, nonostante lo stiramento di secondo grado, è sceso in campo in gara 5, 6 e 7 praticamente con una gamba sola e con l'unico obiettivo di attrarre un difensore su di lui. Dall'altra parte sono contento per i Bucks, ma non troppo per i loro tifosi che a quanto pare dovranno sorbirsi coach Budenholzer per altri anni a venire. I Bucks hanno vinto una serie a gara 7, all'overtime, contro una squadra ridotta ai minimi termini. Posto che se l'avessero persa in queste condizioni sarebbe stato da fucilarli uno ad uno. Budenholzer non ha variato di una virgola il solito, inefficiente per i playoff, gioco, con Giannis fronte a canestro a 7 metri ed ora troveranno una squadra sulle ali dell'entusiasmo e con un Capela da sempre ostico al greco. Dal mio personalissimo punto di vista, il bicchiere è da intendersi mezzo pieno per entrambe le squadre. Da un lato i Nets, con il solo Durant, sono riusciti a forzare una gara 7 e un overtime. La squadra è da confermare in toto per la prossima stagione, tenendo presente che Dinwiddie sarà free agent, che Blake Griffin è in scadenza, che Bruce Brown probabilmente riceverà qualche soldo altrove e che con i 7 giocatori con contratto garantito per la prossima stagione sei già ben oltre la luxury tax. Si parla di Harden, Durant, Irving, Joe Harris, DeAndre Jordan, Shamet e Claxton. Bisognerà lavorare nel mercato dei veterani e di gente al minimo salariale, a meno che non si impacchetti di DeAndre Jordan e si tenti di portare un giocatore decente a 10 milioni a stagione. In questa serie abbiamo anche notato tutti i limiti di Joe Harris, quando è di fatto la seconda opzione offensiva della squadra. Ed abbiamo anche visto l'onnipotenza di Kevin Durant su entrambi i lati del campo. KD che sarà presente anche alle Olimpiadi di Tokyo, si vede che sta bene ed ha una voglia matta di giocare. Questo è assolutamente un bel segno. Comunque, parere mio, con la squadra al completo e sana, i Nets avrebbero vinto il titolo a mani basse. Per i Bucks, nonostante il passaggio del turno, c'è più di qualche dubbio su Giannis. Non è una bestemmia dire che la serie sia stata vinta da Chris Middleton, altro giocatore sottovalutatissimo, bistrattato in quanto secondo violino ritenuto da molti non all'altezza. Middleton è stato un fattore sia in attacco che in difesa. La leadership nei momenti chiave dei Jrue Holiday è la vera differenza rispetto ai momenti con Bledsoe nelle passate stagioni. Ed ora i Bucks hanno veramente un'occasione più unica che rara, perché nell'altra gara 7 accade l'imprevedibile. A Philadelphia, i sorprendenti Atlanta Hawks mettono la parola fine, definitiva, come un macigno, sopra il process. A fine gara esplode la bomba. Embiid dichiara: devo essere onesto, non so nemmeno come dirlo, ma il momento di svolta è stato quando avevamo un sottomano già fatto e ne siamo usciti con un solo punto. Il riferimento è al layup non preso da Ben Simmons con scarico precario a Tybull. E Doc Rivers, che per tutta la serie lo ha protetto, risponde così alla domanda: Simmons point guard a titolo? Non so rispondere. Tutti contro Ben Simmons, quindi, ma rimane un enorme dubbio nella mia testolina. Perché Doc Rivers lo ha tenuto in campo per 11 minuti su 12 nel quarto periodo? Colpa di Ben, quindi, o colpa di Doc? Lo chiedo a voi, perché chiunque con due occhi lo avrebbe fatto sedere già ben prima di questa gara 7. Sta di fatto che chiudere una serie di semifinale di playoff con la tua stella da 30 milioni a stagione che tira 25 su 73 i liberi, 34% totale, e completa le due partite decisive senza prendersi tiri dal campo, a meno che non siano schiacciate da mezzo centimetro, è un bruttissimo segno. In primis per la carriera di uno di quelli che potrebbe divenire uno dei più grandi rimpianti della storia cestistica mondiale. In secundis per Philadelphia stessa, che ora ha per le mani un contratto da 30 milioni difficilmente scambiabile per una stella di altissimo livello. E comunque è un dato di fatto. Compagni, coach, tifosi e presumibilmente franchigia hanno gettato la spugna. Ben Simmons, in un modo o nell'altro, verrà tradato in off-season. Parliamo brevemente anche degli Hawks, di Trae Young, del Gallo e di quel giocatore tanto improbabile quanto futuribile di Kevin Huerter, aka Aldo Biscardi. Io non so
cosa abbia fatto Nate McMillan da quando si è seduto lì. Sta di fatto che da quando è arrivato lui, gli Hawks hanno uno dei migliori record della Lega e sono in finale di conference. Devo delle scuse personali a Trae Young, un giocatore che a livello di leadership e di scelte in campo si è rivelato molto più avanti di quanto pensassi. Fa quasi sempre la scelta giusta e risulta decisivo anche quando ha serate da percentuali pessime. E poi ci sono tutti gli altri, da John Collins in scadenza, che sta giocando dei playoff sontuosi, a Herter, che per me può diventare sempre più un Gordon Hayward, a Capela e la sua presenza difensiva, a Bogdanovic e Lou Williams, che non hanno mai paura di prendersi responsabilità, a rookie Onyeka Okongwu, che dà sempre minuti di sostanza, ed infine a Danilo Gallinari. Danilo è stato insultato da tutta Italia per essere andato ad Atlanta invece di giocarsi chance di titolo per meno soldi altrove. Se fossi in lui in questo momento una frecciatina la tirerei. Ha creduto in un progetto, gli astri si sono allineati come meglio non sarebbero potuti allinearsi e lui piazza la giocata decisiva per la vittoria in gara 7 contro la squadra col miglior record ad est. Un sogno. E non svegliatelo, perché coi Bucks è tutt'altro che una serie scontata. Infine due paroline su gara 1 tra Clippers e Suns. C'è mistero sulle condizioni di Chris Paul e soprattutto di Kawhi Leonard. Non c'è ancora una versione ufficiale sulle condizioni di entrambi e non si escludono sorprese nel corso della serie. In contumacia superstars sono i presunti secondi violini a dare spettacolo. Paul George sta zittendo tutti, Reggie Jackson pure. Dall'altra parte Devin Booker e DeAndre Ayton sono semplicemente perfetti, ma la differenza la fa anche un Cameron Payne con 9 assist ed una sola palla persa. Il morbo della point god è contagioso, pare. Una serie sulla carta bellissima e piena di spunti. Una gara 1 stupenda pur senza i due migliori giocatori. Direi che alla fine di questa stagione sia a Monty Williams che a Tyronn Lue si debbano delle scuse epocali per tutte le critiche che in passato sono piovute a catinelle su di loro. Sono dei playoff splendidi, imprevedibili e impronosticabili. Secondo voi, come finiranno? Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi le novità targate NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.